mondo dell'infanzia. Emozioni, creatività e fantasia sono motivi ispiratori della sua arte che incanta e diverte i bambini di oggi come quelli di ieri. Grazie, grazie mille. È molto bello vincere un premio, ma specialmente è bello vincere un premio che porta il nome di Tina Anselmi. Prima di tutto vorrei ringraziare due donne, che sono Marina Castellano che è qua in sala, che suo nipote Gabriele ormai 10 anni fa veniva a vedere i miei spettacoli ed è così che mi ha conosciuto la Marina, e Luana, che fa parte della UIL Giovani, così giovane, così tenace, accidenti, e che ha avuto voglia di chiamarmi e di scoprire il mio lavoro, di parlare con me e di segnalare quindi la mia candidatura. Dicevo, Tina Anselmi, nata nel 1927, classe, generazione degli anni 20. La generazione degli anni 20 è la generazione con la quale io sono cresciuta, sono i miei nonni. A volte quando penso ai nonni di adesso faccio fatica a pensare che non sono più i nonni cresciuti durante la miseria, durante la fame, durante la guerra, una generazione fatta di partigiani, di mondine, di partigiane, come d'altronde era partigiana anche la Tina Anselmi. Mia nonna, prima del matrimonio, ha lavorato come operaia all'ex manifattura tabacchi in via Rivareno e dopo il matrimonio ha fatto la casalinga. E non era una donna particolarmente felice e non penso che sia riuscita a realizzare le sue passioni. E questo è stato il destino di molte donne, non dimentichiamocelo, che se erano all'interno di un matrimonio infelice, molto difficilmente riuscivano ad uscire da quel matrimonio. E come ha detto prima la Franca Scagliarini, citando la Tina Anselmi, nessuna vittoria è irreversibile, quindi ricordiamocelo che i diritti che abbiamo conquistato oggi come donne, delle altre donne li hanno conquistati con le unghie e con i denti, ma sono dei diritti per i quali noi donne di adesso, noi donne giovani, tra virgolette, dobbiamo conquistare di nuovo, giorno per giorno, non conquistare, mantenere. Negli ultimi giorni ho visto un video di una conferenza stampa in cui Lemma Bonino diceva proprio questa cosa, parlando del DDL Pillon. Guardava in sala e diceva: c'è qualche ragazza giovane in sala, me ne rallegro perché questo DDL parla di voi, ribellatevi. E quindi non dimentichiamoci che dobbiamo ribellarci giorno per giorno, che non vuol dire che dobbiamo eccellere, non confondiamo la ribellione, la contestazione con l'obbligo di essere perfette, di fare carriera, perché possiamo essere felici anche in casa, anche avendo dei figli, anche avendo un marito, non dobbiamo per forza fare una vita di contestazione, però quei diritti li dobbiamo difendere, qualsiasi tipo di vita scegliamo. Molto brevemente sul mio lavoro, lì ci sono le mie burattine, io sono una burattinaia, il mio lavoro una volta lo facevano solo gli uomini, che non vuol dire che le donne non stessero in baracca, come ben sa Riccardo Pazzaglia, che è un burattinaio, grande allievo del grande Presini, che fa una rassegna a Riccardo sul ruolo della figura femminile nel casotto. Le donne erano in baracca, però erano aiutanti, tranne dei casi, e parlo ovviamente della Maria Signorelli, che proveniva da un contesto culturale ricco, le donne non erano burattinaie soliste. Oggi invece siamo in tante, a Bologna, la Valentina Paolini, la Sandra Pagliarani, siamo tante donne, ed il premio oggi è dedicato a queste donne, lo dedico a queste donne burattinaie che oggi possono fare questo mestiere.